Ciao ragazzi, come vedete anche oggi perfettamente in orario. Ciao Sofì, ciao Raul. Perfettamente in orario. Non vedo assolutamente nessun tipo di ritardo, era proprio una perfezione, una puntualità ragazzi, che mamma mia. Come state ragazzi, come state in chat che vedo che state entrando? Come va? Come la va? Come la va? Ciao Ale. Cosa avete fatto oggi di bello? Sofia abbastanza bene, sono contento, Sofia. Tutto ok, ho vinto il trofeo di platino di Far Cry Primal, bellissimo gioco quello, veramente bello. Non ci ho mai giocato, purtroppo per me, però veramente figo. Nulla di che, oggi ho guardato un... Non ho visto... Che film hai guardato, Sofì? Ciao Ale! Che film hai guardato, Sofì? Ho visto film, anche l'odio, non lo conosco, so che cos'è, un horror, un thriller. Non credo di averlo mai sentito. Magari poi l'ho visto e non mi ricordo, perché ne vedo tanti. Quindi c'è anche questa possibilità. C'è gente? Sì, lo sento, bastardo, lo sento, era qua vicino a me. Non so se l'hai visto, è ambientato nella... di Parigi. Aspetta un secondo, Sofia, adesso leggo. Ambientato nella... di Parigi nel 1995... No, non credo di averlo mai visto, Sofia. E di cosa parla, più o meno? Ciao, Ale. Ciao. Aspettate che c'è gente brutta qua, eh. Guarda, questi tre ragazzi che commettono crimini per vendicare un amico. Ok, ok. E lo consigli, Sofia? Cioè, è bello come film. Cos'è sta roba? L'avevo visto prima. Cioè, uno scudo? Ma... Ok. Ma non c'è gente, ragazzi. Il film è benissimo, se ti piace come genere è in bianco e nero, però sì, il bianco e nero mi piace, però questa figa è stato fatto. Oh. Non sparava il pump, ragazzi, giuro che non sparava il pump. È stato fatto apposta. Sì, mi piace il bianco e nero, lo vedrà, lo vedrà.
Di che anno è il film, Sofì? Ah, ok, Sofì. Ah, oh, vabbè, non è vecchissima, non è neanche nuovo. Ok, va bene, va bene. Io più tardi volevo riguardarmi. Sto perché mi è venuta questa voglia da un po' che non lo rivedo. Star Wars Episodio 8. Che ha fatto schifo a quasi tutti, secondo me è bellissimo. E magari domani me lo guardo, Sofì. Tu compri il gioco di Harry Potter? Sono molto curioso perché ho visto. Non ho visto delle vere e proprie recensioni, ho visto dei post di gente che ne parlava e da quello che ho capito è un gioco della Madonna, super open space, fatto benissimo. Quindi sono incuriosito. Dovrebbe essere su Netflix, io l'ho visto da Prime Video. Vabbè, tranquilla, ho anche Prime, so. Le ho tutte. Ho Prime, Netflix, Sky, Disney Plus, le ho tutte, ragazzi. Lui non ne ho la più pallida idea. Clady invece, come ha detto ieri, è partito. Poi in questi giorni, da quello che ho capito, dovrebbero partire anche i miei, quindi ho casa libera. Bene. Ottimo. Mica doveva esserci oggi. Ma lui è così, Sofì. Ok, dove vai, ragazzo? Ho il pompo messo in maniera sbagliata, ragazzi. Porca miseria. Perché? Perché faccio questi sbagli? Ho sbagliato a metterlo nell'inventario. Sì, Ale, dimmi. Ah, poi ragazzi vi dico, non resterò tantissimo come ieri, perché domani mi devo svegliare presto, che devo andare dal parrucchiere e poi devo andare a pranzo. No, meglio, devo accompagnare una persona dal parrucchiere e poi devo andare a pranzo. Ieri ho fatto una fatica, ora ho male alla schiena. Hai fatto una fatica a fare cosa, Ale? Perché, cioè, capiamo.
Se sentite che non parlo è perché sto cercando di concentrarmi per fare una partita decente, eh. Ciao Gabri. Come potete vedere, non parlare è utile. Tutto bene, Gabriele, mi fa piacere. Ma sto pompa che odio. Non funziona, ragazzi, non funge sto pompa. Ok. Anche lui aveva lo stesso. No, ecco, pistola non la lascio giù, non mi fido. Il bot? Sai che l'avevano già preso ed è morto, peccato. Io tutto bene, Gabri, tutto a posto. Tutto ok. Come ho detto prima, ragazzi, non starò tantissimo perché domani mattina, appunto, devo accompagnare una persona al parrucchiere e poi devo uscire a pranzo. Camise. L'ho visto col lanciarazzi, ragazzi, mi sta facendo preoccupare quest'uomo, eh? Ok. Ecco, facciamo assolutamente così. Come ha fatto a non uccidermi con queste armi? Lo sa solo lui. Poteva tirarmi un colpo di lanciarazzi qua. E già. E poi una pompata bastava. Grandissimo. Aveva la vittoria in pugno quest'uomo. Poi aveva il pompa devastante, il lanciarazzi viola. Boh, vabbè. Tanto meglio per noi. Vediamo se abbiamo tutto carico. Fucile d'assalto viola, però boh, cioè non funziona benissimo. Ecco, prendiamo il leggendario. Ma non funziona benissimo. Scusate se non giro, ma stavo chattando con la mia ragazza. Vai tranquillo, Gabriele. Adesso di venire qui ma non viene, vabbè, tranquillo, tranquillo. Dov'è? Sarà dall'altra parte? Sì, si sta spostando, quindi tecnicamente dovrebbe essere qua. Tecnicamente.
Però non lo vedo. Se lo vedete, ragazzi, ditemelo. Però io non lo vedo. Non lo vedo minimamente. Dove sei, ragazzo? Dove sei? Fatti vedere. Tanto facciamo così. E così. Ultimamente mi sto, tra virgolette, scordando di attivarli, quindi mi si accumulano. I perk, dico, eh. Ma credo sia lì dentro. Cioè, sarebbe plausibile, almeno. Meno male che non sono atterrato lì, perché sapevo che sarebbe andato più avanti. Agliaia, oh, agliaia. Da dove? Ma da dietro mi sa. Sapete che non so dove mi sta colpendo? Allora, lì davanti. Ah. Sto giocando malissimo, ragazzi, malissimo. Malissimo. Ma questo qua si era curato, ma cos'è? Cioè, perché non gli ha sparato prima? Cioè, questa cosa qua non mi sembra molto giusta, però. Sono coalizzati contro di me, se mi sparavano non sarebbe andata così, ragazzi. Io gli avevo già tolto tutto, questo qua sotto moriva. E poi mi occupavo dell'altro, però. Tra l'altro avevo detto che avrei fatto la live di pomeriggio, però poi appunto ieri alcuni mi avevano detto che non sarebbero riusciti a venire di pomeriggio, quindi ho preferito farla di sera. Stare attento a tutte quelle che hanno il copyright. Tipo. Dov'è? Questa. Questa ha il copyright. Madonna, cioè, sicuramente. Madonna Robby, sai, ultimamente sto soffrendo di insonnia. Non riesce a dormire proprio. Io ne ho sofferto per anni. Per anni. E invece ultimamente dormo, però semplicemente mi addormento tardi. Lo so, è brutta, Sofia, è veramente brutta non riuscire a dormire, soprattutto poi, quando poi ti devi svegliare presto. Veramente brutta, brutta, mi spiace, Sofia. E io le ho provate tutte, eh. Non riesco a dormire tante volte, appunto. Anch'io te l'ho detto per una vita. Invece adesso ho, tra virgolette, risolto riuscendo ad andare a dormire, ma tardi. Tipo fa soffrivo di paralisi del sonno. Cioè, Sofì? Cioè, penso di aver capito, ma non vorrei sparare cavolate, quindi nel dubbio chiedo. Credo di aver capito. Arrivo. Adesso leggo, Sofia.
Non l'avevo vista. Allora, in poche parole, una specie di sensazione che quando sei sveglio ti fa rimanere incapace di muoverti, facendoti andare in ansia e tachicardia. Sì, allora avevo capito. Questa non l'ho mai sofferta. Cavolo, immagino sia brutta, Sofì. Questo però anni fa, ma ero legato a diversi fattori, non stavo per niente bene. Mi spiace un sacco, Sofì. Quindi non adesso, cioè adesso non è più questa cosa. Adesso fortunatamente ho impastato solo di diverse cose. Cavolo, mi spiace un sacco, Sofia. Ma ti è passato da solo col tempo? O ti hai dovuto fare dei percorsi o cose così? Ma è la principessa Leia. Purtroppo non ho avuto un passato felice, ma adesso sono davvero bene. L'importante è questo. Beh, certo, l'importante è adesso, Sofì. Questo assolutamente siamo d'accordissimo. Sono stato seguito da un... ok, immaginavo. Ma io devo dire che sono stato abbastanza fortunato per il semplice fatto che, a parte la cosa del sonno, che ho detto, non ho mai avuto grandissimi problemi, quindi sono stato abbastanza fortunato. Vabbè, appunto, l'importante è che adesso tu stia bene, Sofia. Cioè, sì, mi hai detto che non fai, che fai fatica a dormire, però in confronto all'altra cosa che mi hai detto, tra virgolette, migliore come cosa. Meno peggio, mettiamola così. Ma chi è? Ah, il mio bot, ma mi sono spaventato. Se ci fosse un altro di fianco, ho detto, ma che cazzo? Bot però, allora. Stiamo calmi. Pistola, pistola mitraglietta. Ma però io, no, preferisco la pistola anche se non è blu. Assolutamente. Ok, qua mi è andata bene, assolutamente.
partito. Ovviamente sono morto lo stesso. Come? 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 Dai ragazzi, sono due kill. Questo qua aveva fatto solo una kill. Poi sono arrivato io e ne ha fatte due. Bene. Ragazzi. Dai, faccio l'ultima. Come? Cioè, qualcuno mi spieghi. Vabbè che quel pompa non è il massimo, preferisco l'altro. Però ragazzi, neanche così, eh. Cioè, quanto gli ho tolto? Dopo riguardo la live, quanto gli ho tolto con il pompa? Sì, in questo momento penso di sì, Sofia. Ho detto, ci era andata molto strana ieri perché nonostante il fatto sia fosse tardi, c'era gente. Però comunque appunto devo iniziare prima perché appunto sennò le persone dormono. Ah ok, no, perché ho ricaricato? Ve l'ho sparato. Ragazzi, è indecente sto gioco! Il pompa non fa niente! Basta! Non è possibile! Adesso mi riguardo dalla live. Quanto gli ho tolto? Gli ho tolto... 76... Ah ok, era full. Va bene. È atterrato ed era full, lì è andata bene. Va bene, va bene, va bene. No, 77, gli ho tolto molto più di quello che pensassi. Ragazzi, è ingiocabile. Bella Lorenzo Gaetani, nuovo del canale? Sei nuovo o mi conoscevi già? Ciao Lorenzo. Ah, ok, vi conoscete? Bella, ciao Gabriele. Ragazzi, non è possibile. Cioè, porca miseria, c'è qualcuno che gioca? Non ho più voglia di giocare da solo. Chi mi ha invitato? Ah, ok. C'è
Ciao Lorenzo, se sei nuovo, appunto, come mi sembra evidente che tu sia, ti invito ad iscriverti al canale, attivare la campanellina delle notifiche per non perderti i futuri contenuti e mettere un bel mi piace. Benvenuto nel canale. Se vuoi giocare, scrivilo. Vabbè, intanto vai. Non so perché, ragazzi, ma io gioco sempre meglio in duo. Già fatto, bravissimo Lorenzo, bravissimo. Anche la campanellina, mi raccomando, perché altrimenti non ti arrivano le notifiche. Però cosa hai fatto stamattina? Stamattina ho dormito perché sono andato a letto alle 6 del mattino. Quindi ho dormito. Fra, quindi hai trovato lo youtuber che ti ho detto, Fra? No, non l'ho ancora trovato perché ieri l'ha cercato appunto Cledi e non l'ha trovato. Ciao Ale, mi hai detto più volte, Roby, cosa c'è? Cosa c'è? Dimmi, dimmi. Sono tutto orecchie. Ragazzi, gli altri non ci sono. 11M Ajax. Ok, va bene. Hello. Salve a lei. Nuovo del canale anche lei? È inglese? Pa perché parla in inglese? Ma uguale a me, io oggi alle 11:20 mi sono svegliato. Ok, infatti. Ok, benvenuto, benvenuto, benvenuto nel canale. Ti invito ad iscriverti e ad attivare la campanellina delle notifiche per non perderti i futuri contenuti. Metti anche un bel mi piace di supporto e niente. Benvenuto nel canale. Tia non c'è, ragazzi. Fatto, grazie mille bro, benvenuto. Ragazzi, per quelli nuovi vi invito anche a seguirmi su Instagram, mi raccomando. Aspettate che lo scrivo qua. Ok, vi ho scritto il mio Instagram in chat. Non c'è Ale. Stasera sono solo io. Ecco, vediamo come funziona. Forse dovevo tenere. Non so cosa io abbia fatto, ragazzi. Ci sarò solo io in questi giorni, ragazzi. Lorenzo Gaetani, fatto cosa, Lorenzo? Mi hai seguito su Instagram? Sì, grazie Lorenzo, grazie mille. Ripeto, ragazzi, se volete giocare, basta scrivermelo in chat e vi faccio giocare. Adesso, secondo me, ci vuole provare con. Io non so niente. Ma non l'ha mai sentito, non c'era ieri. Quello di ieri era, credi. Va bene per il sus. Ma ti andrebbe alla. A San Vito, ok. Bella la mira, questa mi è piaciuta. Questa un po' meno. Ciao Goku! Ok.
Diglielo Ale, diglielo. Ah, hai ancora cambiato foto, Ale. Questo è vero però, Ale, eh? Questo è vero. Ora posso giocare, vieni Lorenzo, mandami la richiesta, Gambi tutto minuscolo. E cercalo su Google, chiamo Gabriele. Ok, niente, ho spoilerato Sofì, niente, come non detto, abbiamo fatto prima. Però non posso parlare, vai tranquillo. Perché lo voglio conoscere, è un personaggio, è un personaggio. Come un animale? Di chi stiamo parlando? 11M? Chi è un animale? Non ho seguito il discorso. C'è uno lì. Penso io a te, ragazzo. Ok, c'è un altro dentro. Scusami, non volevo, giuro. Gabriele, non hai capito? Se Ale ci provasse con Tiamat, ti andrebbe al San Vito. Eh sì, perché Ale ha 13 anni. E per chi non lo sapesse, ragazzi, l'età minima del consenso è 14 anni. Questo intende so. Tengo questo che lo preferisco. Così confuso da colpirsi da solo, Gabri. Vabbè. Cosa beh certo, Ale? Cosa? E le foto con il cane, what? Ma non sto seguendo 11M, cosa? Ah, ok, Robby ha visto le tue foto ieri. Ok, non avevo letto, scusami. Ale. Hai visto che foto incredibili, mega galattiche, pazzesche, fotoniche. Si innamorano tutte quando vedono quelle foto. Fatte con grande cura e grande amore. Dai migliori fotografi d'Italia, ragazzi. Giuro. Vedi Ale, vedi, io non mento mai, ragazzi, non mento mai. Ragazzi, è palesemente vero, cioè non puoi resistere a quelle foto, sono troppo belle, soprattutto l'ultima, che non so neanche io nell'ultima. Guarda che in realtà nelle ultime tre foto non ci sono io, non ci sono io nelle ultime tre foto. Io resisterei bene, Ale, cioè Gabri, essendo tu un uomo, sono felice di ciò. Hai visto, Ale? Secondo me sono mortissimo. Ma neanche col barile! Ma è morto subito dopo, cosa è successo? Ah, se avessi avuto quel martello lì, ragazzi, sto giocando malissimo oggi.
Ciao Gambi, ci vediamo domani. Ciao 11M, mi raccomando, se non l'hai fatto, attiva la campanellina così vedi quando siamo in live. Buonanotte e seguimi su Instagram, se puoi. Ciao Lorenzo. Tranquillo, frate, riprendi, vedrai. Speriamo. Sì, già fatto, bravissimo 11M. Allora ci vediamo domani con la live. E appunto, come già detto, seguimi su Instagram, mi raccomando. L'ID è lì sopra. Molto importante l'Instagram. Molto, molto importante l'Instagram. Cominciamo anche noi ad andare a letto? Sì, io tra un po' vado. Ok, ciao, ciao Ale. Cioè, no, scusami, ciao 11M. Ma prima avevo detto Isaacs. Sì, ragazzi, come ho detto prima, questa live non la farò durare tanto perché domani devo, ripeto, andare ad accompagnare una persona dal parrucchiere e poi andare a pranzo. Quindi devo svegliarmi in orari decenti. Domani, tecnicamente, domani sono a casa, ragazzi. Quindi, Robby, ho commentato la tua foto. Quale Ale? Quale delle tante? Cioè, tante, credo 8. Quante foto ho sul profilo, ragazzi? Sapete che non so neanche io, ho tipo 8, credo. Quale hai commentato? Che dopo ti commento il commento. Grazie mille comunque, Ale. Direi di andare, raga, perché io ho la batteria a 11%. Va bene, Gabriele, va bene, puoi mettere in carica il telefono. Quella con gli occhiali da sole. Ah, quella dove. Ah, ok. Quella dove sono swag. Come hanno scritto nei commenti, quando sei swag, che swag è il mio secondo nome. Va bene, dopo te la ricommento. Grazie. Tu invece, Gabri, mi segui su Instagram? Ah no, aspetta, è vero, avevi detto che non ce l'avevi. Come non detto, scusami. Vero, vero. Io ce l'ho al 6, io ce l'ho al 28%, ragazzi. Allora, Lorenzo, vediamo se la mia teoria che ho detto prima si rivelerà vera, ovvero il fatto che io gioco meglio in coppia. Vediamo. Facciamo così. Mettilo in carica, Gabri, so che ce la puoi fare, mettilo in carica. Qua fucile d'assalto. Sparano di qua, vado. Più che altro pusho con più. Cioè, con più tranquillità perché me l'ha anciulata. Bene. No, dicevo che pusho con più tranquillità perché so di non essere da solo. Vabbè, qua ho giocato malissimo. L'ho detto, ragazzi, oggi faccio abbastanza cagare. In questo momento ti sto guardando, ok, sì, ma dico, non hai un posto dove metterlo in carica e intanto puoi anche guardare. A proposito di telecamere, dimmi, Sofia. Lorenzo, prova ad allontanarmi così magari riesci a venire qua a restare. Prova a mettermi di qua. Robby, ma si può che ho scoperto che mi hanno messo. Ma come hanno messo le cimici? Ma come hanno messo le cimici? Non si fidano di te, Sofì, non si fidano. Ma come hanno messo le cimici? Vabbè, io ho le telecamere in casa, però me l'hanno. Cioè, si vede la telecamera. Ma come hanno messo le cimici? Che io sappia, i miei non l'hanno fatto. Poi non lo so, non lo so. So che, vabbè, in casa mia ci sono le telecamere, però non credo ci siano le cimici, ragazzi. Almeno che io sappia, poi. Non ne ho idea. Non so dove sono. Ah, qui. Ah, te l'hanno detto loro, non li hai sgamati. Proprio loro che ti hanno detto che l'hanno messo. Bravo Lorenzo, bravo.
vedo dura. Vabbè, ci sta Lorenzo. Vai, vai tranquillo, ho giocato male io. Giocato male io. Giocato male io. Bella Allen, da quanto tempo? Come stai? Cambiato fotoprofilo, bella. Come stai, Allen? Me l'hanno detto, ma non so dove sono. Mica che ansia però, Sofia. Porca miseria. Bene, tutto bene, Allen. Mi fa molto piacere. E da quant'è che non ti vedo? Da un po' che non passi. Però comunque io l'ho messa davvero le telecamere a casa tua, conoscete Zerbe, cosa? Io non so niente, ma come hai messo le telecamere a casa mia? Dove le hai messe? Ma non penso che in camera mia ci siano. Eh beh, lo spero, Sofio, perché altrimenti è un po' stalker. Ma come, Gabri? Ho capito, Gabri, ma il fatto che in casa mia ci sono già le telecamere, quindi se le hai messe anche tu, c'è la telecamera che filma te mentre metti le telecamere, quindi so dove sono. Non te l'aspettavi questa, eh? Sì, è un bel problema, sì, so. Come no, Gabri? Cos'è? Mi hai disattivato la telecamera? A me spiano 24 ore su 24. Ma come? I tuoi, dici? I tuoi ti spiano 24 ore su 24? Sono nascosti in cucina. Ma come? Come in cucina? Vabbè, finché sono in cucina ci posso anche stare. Ma come, Ale? Ma... E perché? Non si fidano. Quindi Gabri mi stai dicendo che tu mi guardi fare colazione? Che a volte lo fanno, ma solo io non ce l'ho. Che cosa, Lorenzo, le telecamere? Come? Ma come, Gabri? Credo che i miei li abbiano messi in caso di furto e sorveglianza, anche se abitiamo all'ultimo piano sul terrazzo. Beh, sì, capisco, capisco. Sì, anch'io sono all'ultimo piano, però mi hanno messo le telecamere. Questa mi è piaciuta. Ottimo. Bene, 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 bene così. Ah, oddio, cosa? Ma sei un killer, Gabri? Perché quel coltello? Aia, che è il bastardo. Terminatore Roby, esatto. Il
chiamavano lo sterminatore, ragazzi. Vieni qua, Lorenzo. Arrivo. Ok, forse ero un po' esagerato, ma va bene. Robby si sta trasformando Gabriel in un killer assassino. Beh, sono un fan dei film sugli assassini, quelli di Fargo. L'importante è che io sia il protagonista che sopravviva alla fine. Ok, GG Lorenzo, bel lavoro. Beh, abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. No, hanno rotto la taglia, ma come? Ah, ragazzi, se non mi sentite a voce alta è per lo stesso motivo che vi ho detto ieri, eh. Per l'orario. Mi aspetta. Devo correre da Gabri. Va bene, Ale, va bene. Io devo andare, ma come? Devo andare, ok, bella Allen. Mi raccomando, passa a trovarci più spesso però, eh. Buonanotte, Allen. Niente che mi serve. Ci sono due. No, va bene così, dai. Come inventario mi può anche star bene. Perché non sento la casca? Com'è possibile? Come faccio a scendere qua, ragazzi? Ragazzi, come faccio a scendere dall'altra parte? Ho capito, ma come? Ok, tanto questo posto non lo conoscevo. Forse da qua. No, ragazzi, cioè, è inapribile quella cassa. Come c'è davvero un killer? Scream? Allora, Lorenzo, io andrei all'airdrop. Ma ragazzi, che state a fare? Ci penso io al killer Ale, non ti preoccupare, portalo qui da me. Bello sto pompa. Me ne vado in Sicilia. I pro gamer. Oi fra, come stai? Ci conosciamo i pro gamer? Non credo di ricordarmi. O sei nuovo? Comunque sto bene, grazie. Tu come stai? Ah, mi sa che non ho chiavi. Vabbè, ci abbiamo provato. Allora, facciamo così. Facciamo sicuramente così. Sono
Sono nuovo? Ah, ok, perfetto. Allora, i pro gamer, se sei nuovo, appunto, ti invito ad iscriverti al canale, attivare la campanellina delle notifiche per non perderti i futuri contenuti live e video e lasciare un bel mi piace per supportare la live. Benvenuto nel canale, spero apprezzerai il contenuto. Ok, vieni qua, ci penso io, non ti preoccupare. Dopo giochiamo senza costruzioni, va bene i pro gamer. Calcola che però non rimarrò fino a tardi, perché poi domani mattina devo fare delle cose. Quindi veloce. Ah, calcola che per giocare devi anche seguirmi su Instagram, quindi dovresti vederlo lì sopra in sovraimpressione. Vai subito a seguirmi su Instagram, mi raccomando. Emergenza, cos'è successo? Cosa Capri? Dimmi tutto. Ragazzi, non trovo gente, che fastidio, non c'è gente. Questo, assolutamente. Cos'è successo, Gabri? Dimmi tutto. Ragazzi, dov'è la gente brutta e cattiva? Dove sono? Chiama l'119, cioè l'112, neanche legge. Se poi vuoi regalarmelo, non credo di avere abbastanza V-Buck, bro. Ma come Ale è inseguita? Ma Ale, portalo qui da me, ci penso io. Lorenzo Andrea, fratture fallaci, che ne dici? A meno che tu non abbia visto gente. No, non credo. Dove sei? Ma come in America? Ragazzi, non c'è gente, mi sto innervosendo. Dove sono le persone brutte e cattive? Dove sono? Madonna, dappertutto, Ale. Dai, che devo fare le kill. Dov'è sta gente? Devo fare le kill. Niente. Oggi non è giornata per fare le kill. Ti sto seguendo su Instagram, grazie Pro Gamer. Poi quando l'hai fatto dimmelo che controllo. Ok, penso che tu l'abbia già fatto, mi è arrivata la notifica. Gente? Robby, guarda, ci faccio la foto. Ok, va bene. Arrivo Lore, ci sono. Eccomi qua. Va bene. Storia non proprio bella, e quelli là sono altri due che non c'entravano niente. Sì, l'ho fatto, grandissimo, grandissimo. Grazie mille. No, quello là è il bot, me ne sono accorto troppo tardi, porca miseria. E quello è un altro bot, ma sono tutti bot. Dov'è la gente? E cosa c'è? Quel splash lì farebbero comodo. Sì, li ho visti, eh. Ok, siamo tornati full, questo volevo. Ma questo non è uscito, ragazzi, scusate. Cioè, sono quasi morto, eh. Cos'è successo? Ah, porca miseria, mi serve un cespuglio perché io ho il perk.
Gioco, dammi un cespuglio veloce. Perfetto. Dovrei avere il perk, eh? Ma che sta succedendo? Non lo so, Sofì, non lo so. Anch'io non ci sto capendo molto in chat. Oh, 51 addirittura, la miseria. Uno in più mi ha regalato, grazie gioco. Sei un bonus. È mezzanotte e mezzo. Eh sì, ho visto, ho visto. No, ok, sì. Lontano ho sprecato uno scindino palesemente. Quelli là con gli archi mi danno un fastidio, ragazzi, se la stanno giocando bene. Dove sono? Ma come, Gabri? Eccolo là. Quello è il bot. Ma ragazzi, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Non sto capendo niente. Ma palesemente buggato il gioco, ragazzi. Palesemente buggato il gioco. Certo, Gabri. Beh, Sofì, sento in quel certo un pizzico di ironia. In quel certo. Vedo un pizzico di ironia, ma magari mi sbaglio, eh. Certo, Robby, esatto, so. No, assolutamente no, assolutamente no. L'ID Gambi tutto minuscolo. Perché si è messo su Salta, Lorenzo? Comunque, ragazzi, veramente, oggi sto giocando in una maniera orribile. Grazie, Sofì. Cosa mi è successo, ragazzi? Due. No, sì, no, 3 settimane fa ho fatto 26 kill. Cosa mi sta succedendo, ragazzi? Qualcuno mi spieghi. Sarà l'orario. Tra l'altro Ninja Sniper, che è il vecchio nickname di Ninja, o più o meno simile. Che bello, sono quello di livello più alto. No, le cuffie stanno per morire. E come volevasi dimostrare, le cuffie sono morte, le ho riattaccate. Mi senti nel gioco? No, non ti sento perché sono in chat di party pro. Però dovrebbe sentirti Lorenzo. Quale è in pericolo? Ma come, Gabri? Ma ragazzi, ma che state a fare? Fra, ma domani fai live? Sì, domani faccio live. A che ora preferite, ragazzi? Di pomeriggio o di sera? Ma va bene, ragazzi. Pomeriggio. Non ce la faccio più. Entra sulla chat vocale del gioco, se no è brutto. Sì, domani entro, ragazzi, state tranquilli. Domani, ragazzi, entro in chat vocale, che dovrebbe esserci forse anche Mattia domani.
Provi alle 22, allora dipende se sopravvivo. Pomeriggio, ok, vai matti. Se domani non c'è Mattia lo lascio, basta. Brava Sofi, brava, lasciamolo, lasciamolo. L'hai detto Sofi, l'hai detto. Ma l'ha cercata Gabri, non la provo, l'abbiamo cercata ieri, che c'era anche Clede, non esiste, non la troviamo. L'ha detto ragazzi, l'ha detto, tutti i testimoni che l'ha detto, ormai non si può più tirare indietro. Il giro per fare la live? Vediamo ragazzi. Scrivetemi a che ora volete. Scrivetemelo tutti a che ora preferite la live. Ma no ragazzi, non fate entrare gente in... Invece scrivi tutto maiuscolo, ma le abbiamo provate tutte, non l'abbiamo trovato. Ma no, ma perché mi ha abbandonato? Adesso siamo solo in due. Arrivo Lorenzo. Adesso siamo 2v3. Tieni. Ma le altre le hai prese te? Sì, mi sa di sì. Ah no, sono qua. L'hai detto, Roby, domani entro? Va bene, Ale, grazie. Però ragazzi, non mi avete scritto l'orario, a che ora volete che la faccia? Per voi è uguale. Ok. Due robe, 18. Faccio una live lunga, tipo dalle 18 alle 20, alle 23. Ma vediamo cosa riesco a fare. Lorenzo Gaetani 18, ok, quindi siamo a 2:18. Dalle 18 all'una, e beh ragazzi, è pesante dalle 18 all'una, vediamo cosa riesco a fare. Dipende, se sono da solo un po' pesante, se ci sono anche gli altri è possibile, cioè è fattibile, più che altro devo mangiare, cioè tipo adesso non ho ancora mangiato, cioè sì, ho qualche biscotto, ma niente di incredibile. Tra l'altro da settimana prossima dovrò ricominciare con la palestra, quindi con la dieta, e vabbè. Ah, già presa, vero, vero. Ok, così mi sta anche bene. Sono questo che lo preferisco. E via. Andiamo. Tra stacchi, dopo questa penso di sì. Che è già un po' relativamente tardi. Cioè non è tardi, ma dovendomi svegliare presto, sì. Lo è. E da tanto che non gioco, giochi anche te. Ok. Eccolo là, l'avete visto? Eccolo là.
domani vorrei entrare ma sono a livello 2. Vabbè, tranquilla. Morto. Ok. Questa è ancora fidenza vero, eh? Fidenza. Ma questo è dorato. Ma tantissima roba, ma perché? Perché non capisco i colori, ogni tanto mi sembrano normali, meno male che luccicano. Vabbè, no, in realtà sì, è palese, sì, sono io che sono scemo. Perché l'arma è grigia, quindi boh, mi confondo. Se vado tipo di fretta ogni tanto mi confondo. Aspetta che prendiamo la taglia. Gente? Ma 5 kg un po' poco rispetto ai miei standard delle ultime settimane, però vabbè dai, ci accontentiamo. Se aggira della città non mi piace. Beh. Domani farò tutto il mio meglio, cosa? Per giocare, dici? Per giocare, dici Ale? Ok Ale, ok. Poi appunto domani l'ho detto, io se c'è anche Tia entriamo in chat di gioco. Così vi sentiamo, parliamo anche con voi. Qualcuno qua, esatto. Porca miseria, beh, un po' ciulata questa, tutte e due Lorenzo, però va bene, me lo faccio andare bene. Buonasera Yonut. Come va? Appena finito raggiungimi, allora. Va bene, la faccio cercare direttamente a Tia. Ok, gente qua di fianco. Non ho ancora il martello, ragazzi, e la cosa mi preoccupa. Questa va bene. No, ok, sbagliato. Dimmi che c'è il martello, non c'è il martello. Ecco, mi devo ricordare sempre di questa casa che ha una possibilità di spawnarlo. Credo abbastanza alta. Io sto benissimo, tu come stai, Yonut? Tutto bene? Non c'è Yonut, sono da solo stasera. Sì, tecnicamente doveva esserci, infatti domani ragazzi se c'è voglio un sacco di insulti in chat, mi raccomando, ricordatevelo, domani voglio un sacco di insulti in chat. Insulti ovviamente molto goliardici, non cattivi, ma sì, voglio un sacco di insulti.
Fai la cassa. Sì, esatto, ma come ho spiegato prima, ieri qualcuno mi aveva detto che non c'era e quindi, vabbè, ho detto se non ci siete, se magari non sapevo se ci eravate, magari uscivate. E quindi, non sapendo se ci fosse stato dati. Vabbè, niente. Mettiamola così, non avendo conferma del fatto che voi ci sareste state, non l'ho fatto. Se oggi ragazzi mi confermate, confermatemelo in chat, se mi confermate che domani ci siete anche di pomeriggio, la faccio anche di pomeriggio. Ma domani io penso che non ci sono, vai tranquillo Gabriele. Si farà però, dammi il tempo, porco. No, non fare così. No, ho detto insulti molto goliardici, molto. Vabbè, tanto si insulta sempre da solo, Tia, ragazzi, non temete. Vuoi mitraglietta viola se vuoi? Ok, questa è rubatissima, scusami, Lorenzo. Questi che fanno? Vedi, questi hanno il martello, noi no, questo è il fatto. Non avendo il martello è un bel problema. Ah, ok, salve. Ma cosa? Cosa? Ah, sto pompa della minchia, sì, è vero che ogni tanto non prende, però se ti prende ti shotta. Mi sembra che stava parlando con qualche ragazzo, non credo proprio, io non credo proprio. No, ecco, se ci fosse stato Cledi, ragazzi, avrebbe scritto, no, Jonut era giusto il primo messaggio senza la correzione. L'avrebbe detto sicuramente, fidatevi, Cledi l'avrebbe detto sicuramente. E beh, certo, io non avevo il martello, là, questo è 50.000, beh, giusto. Ah, vedi che vi ho fatto ridere stavolta, ragazzi. Sarebbe stata una battuta scontata di Clady, questa. Ragazzi, che dite? Spingo o ne faccio un'altra veloce? Come volete voi? Fatemi sapere voi. Brava, Ale, brava, Ale. Allora, Gambi, facciamo un patto, vai, dimmi Yonut, dimmi Yonut. Un'altra Roby? Va bene, vai, facciamone un'altra. Se domani tu... Sì, dimmi. Già paura, già paura. Parto con le mani avanti. Ah, se domani ti... Sì, se domani ti... Non c'è in live? Sì. È molto probabile, è molto probabile. Io devo andare, va bene Lorenzo, tranquillo. Buonanotte. E mi raccomando, torna domani Lorenzo, mi raccomando. Lo lascio, brava Sofi, brava Sofi, brava Sofi, l'hai detto Sofi, ormai non ci si tira più indietro. Vediamo. Ti devi dare una pizza oppure un kebab? No, preferisco la pizza. Assolutamente la pizza. Ma dici Tia me la deve offrire? Certo, ciao. Buonanotte Lorenzo. Mi raccomando, ti aspetto domani allora. Sofia, hai la tosta. Sì, va bene, Yonut. Va bene. Ci sto. Pizza gratis praticamente qua. Sicuro, sicuro, fidatevi ragazzi, fidatevi, molto probabile che andrà a finire così. Ciao Baby Diamond, posso giocare? Certo che puoi giocare Baby Diamond.
intanto benvenuto nel canale. Se sei nuovo, appunto, ti invito ad iscriverti al canale, attivare la campanellina per non perderti le future live o video, la campanellina delle notifiche, e metti un bel like, ragazzi, anche voi lasciate un bel mi piace per supportare la live. Diamond, se vuoi giocare, oltre a queste cose, devi anche seguirmi su Instagram, trovi il mio ID lì in sovraimpressione in blu. Una volta fatto, ti faccio giocare. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Se ti non c'è live domani te la devo offrire. Va bene, Yolt, va bene. Ciao a tutta la chat, ciao Lorenzo. Stavolta è il patto che vi vantaggia. Sì, esatto. Ho fatto tutto, anche Instagram. Diamond. Benvenuta tra noi. Quanto è bello essere amato. Cioè, Yolt. Ma Gabri, solo perché ho gli occhi azzurri. Se lei non ci attira, niente panettone per lui. Esatto, Sofì. L'abbiamo detto, poi Sofì qua non si torna più indietro. Guarda, guarda Yonut come da bravo, furbo, si mette dentro subito. Ho Sofì incavolata, non ti, come non mi trovi? Non mi trovi su Instagram? Gambi con due finali tutto minuscolo. Proprio esattamente come c'è scritto lì in alto. Ma voglio solo assaggiare. Ah, qua ti rischia di perdere soldi, eh. Attenzione. Mi hai messo lì, ti lo mangia tutto, io solo assaggio. Ah, ok. Ci si accontenta, Yonat, ci si accontenta. Come non mi trovi, baby? È impossibile. Sei sicuro di averlo scritto giù? Prova a scriverlo in chat, vediamo se l'hai scritto giusto. Grazie, meno male che il pompa ha funzionato per una volta. Sai cosa sta dicendo Tia? Ma penso stia dormendo. Tipo naturale aggiungerei, ecco, questo è molto importante, so. Questo è un grande punto in più. Robby, non vedi che cosa, Ale? Cosa non vedo? Che fotoprofilo hai? È la skyline di Milano. Ho fatto la foto da un palazzo, un grattacielo che c'è lì a Milano. Quando ero andato lì a cena per una cosa di lavoro. Cioè a cena, più che era una specie di party più che altro. Comunque ragazzi, non so cosa mi stia prendendo, ma sto giocando abbastanza malino negli ultimi 2 giorni. Devo assolutamente recuperare da. Devo tornare come ero prima. Assolutamente. È qui sopra lui, eh. Aia, aia, aia. Oh, ragazzi, mi sto confondendo con la chat. Perché sto leggendo la chat, non riesco a giocare bene. Ti ha seguito signor Malferrari. Grazie, grazie mille, Diamond. Sì, il mio cognome è Malferrari.
Hai visto che bel cognome? Perfetto, grazie mille. Ah, ragazzi, già che ci siamo, fatemi anche un favore. Sì, puoi giocare Diamond. Mandami la richiesta. Gambi tutto minuscolo come ha scritto Yonut. Bravissimo, Yonut. Allora, fatemi un favore. Ah, bella Leo. Wazza! Bella Leo. Il cognome è figo, ragazzi. Il cognome è tanta roba, ragazzi. Tutto è figo dalla mia persona. Mattia, come fa di cognome? Io lo chiamo Gricia. Però, grazie. Non lo so, perché io tendo a storpiare i cognomi, quindi tipo lo chiamo Tia Grecia, Tia Gruci, una roba così. Sofia Graci, ah, addirittura ragazzi, addirittura sposati. Ma se Tia non c'è domani, mi sa che il Sofì Graci scompare qua. Quello che ti ha fatto soffrire, cosa è successo, Gabriele? Ma guarda che suona bene, Sofì Graci. Ma guarda che suona bene, Robby, anche te in quelle foto sei più. Grazie, Ale, grazie, hai visto? Già conquista, anzi no, a 13 anni, come non detto, io non so niente. Non so niente, non so niente, non so niente. Sofia Martini Graci, esatto. Ah, tieni il tuo cognome, Sofia. Sofia ha sofferto per colpa di Leo, cioè? In che senso ha sofferto per colpa di Leo? Ah, scusate, sì, sono scemo, sì, scusate, scusate, sono un deficiente, scusate, scusate. Wazza, Leo. Ma sì, ragazzi, acqua passata, dai. Non, adesso Leo ha capito, giusto Leo, e andremo tutti d'accordo. Ti ho mandato la richiesta. Com'è che ti chiami? Che l'accetta? Lo sai, Fran? Ti ricordi quella volta? Sì, sono scemo io, sono scemo io. Sì, ho capito, ho capito. Una scritta in che significa che ha. Va bene, e come faccio a capire? Aspetta, aspetta, adesso vado a vedere. Perché ho un bel po' di richieste, è un po' difficile. È questo? Sì, no, forse, boh. Forse, ah, questo. È la questa qua? Questa qua, Diamond. Lo rifarei senza rimorso. No, dai, Leo, però, non cominciamo così. L'ho detto, io capisco il tuo punto di vista, però non parliamone più. Ragazzi, siamo tutti amici in questa chat. Non voglio litigi, non voglio niente. Quindi cambiamo discorso, mi raccomando, ragazzi, non voglio nessuno che litiga in questa chat. Sì, ok. Praticamente Yonut avevano litigato. Stai attento, Leo, perché Sofì è mod, quindi può bannarti quando vuole, quindi stai attento. Yonut, non ti ricordi? No, forse non c'era Yonut. Ma Leo? Oppure io voglio il mod. Beh, Yonut, effettivamente tu ci sei da un bel po' di tempo. Magari in questo periodo te lo metto anche. Non c'era Yonut, infatti.
Ero uno dei migliori ai miei tempi. Ma in che senso, Yonut? Come ai tuoi tempi? Sei anziano, Yonut? Serve anche me. Mod. Vabbè, Gabri, tu ci sei da troppo poco, quindi non te lo posso dare. Sofì c'è da una vita e Yonut anche lui c'è da tantissimo tempo. Parlo in chat di party, Diamond, perché almeno posso leggere la chat tranquillamente. Se ci sei anche domani, che c'è anche il mio amico, domani entriamo proprio in chat di gioco, così parliamo con voi. Domani pomeriggio. E questi 16 anni si fanno sentire. Ragazzi, 16 anni già vecchi, eh. Pensa io ne ho 20. Però non so cosa ne pensate, ragazzi, ma mi piace un sacco come età, 20 anni. Tipo, quanti anni hai? Guarda, ho 20 anni. Beh, ci sta, molto meno di 19. Per 19 non mi faceva impazzire. 20 anni invece. Oh, una roba mia. Non fateci caso. Vecchietto io. Oh, mi piace un sacco come è andata ai 20 anni. Proprio come si sente la pronuncia. Io ne ho 15. Ok. Diamond. Non diventi morto, divento grasso. Almeno così dicono le leggende. Cioè Leo. Però mia madre la fa anche di sera come oggi. Di sera sicuramente. La faccio anche forse di pomeriggio, appunto. Dipende a che ora torno, come sto messo con le cose, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque la notifica vi arriva. Non mi spiace l'urti allora. Guarda Sofì come la tocca piano col coltello. Ragazzi, non ascoltate io? Prima di dormire ripenso ai vecchi tempi, quando ero piccolo e quando me la spassavo bene nella tele, questo tempo mi sono la cremuccia. Eh sì, vero, Yolt. Vabbè, quando ero piccolo io non gli smartphone non c'erano. Cioè, stavano nascendo, era il periodo in cui stavano nascendo. E la Play, vabbè, io la Play per esempio l'ho sempre avuta, ragazzi. Ho sempre avuto la Play e il Nintendo. Perché l'ho presa appena uscita, me l'hanno regalata subito la Play. Era uscita la Play 3. Me l'hanno regalata subito. Insieme al Nintendo dei tempi. E i miei primi due giochi. Anzi, ma quelli ve lo dico un'altra volta. Ahia, mi sono fatto male, ma va bene. Ok, facciamo così. Dimmi, Ale. Guarda il bastardo là. Qu quanto ci ha provato. Sì, ce l'ho fatta. Porca miseria che arma aveva. Fortissima quest'arma, no? Vabbè, perché non prendi armi forti? È perché faccio schifo, nel senso che sono sfortunato e non le trovo. Ma sei dedicato con uno che fa queste robe da bambino? Non ho seguito. No, state parlando di Leo, ragazzi? Penso di sì, ma non ho seguito il dialogo. Arriva. E io te lo lasciamo perdere perché è meglio, sì, sono abbastanza d'accordo. Non voglio starci male. Sì, tranquilla, Sofì, te l'ho detto, non ci pensare. Quanto riguarda Leo, io l'ho detto, Leo, ci sei da un sacco di tempo, finché stai in chat senza dar fastidio mi sta anche bene, però appunto stai attento perché uno sono dalla parte di Sofì, per quella faccenda ovviamente, due perché Sofì è mod.
Quindi è stata anche abbastanza buona, comunque non ti ha fatto nulla. Yotatsu non si impara, ragazzi, non litigate, mi raccomando. Dai, io non fare polemiche, dai, su, non ce l'abbiamo con te, semplicemente c'era stata quella cosa lì. Bond, vedrai che se ti comporti bene, poi anche Sophie si dimentica tutto. Cioè, se dimentica tutto non lo so, però diciamo che lascia correre. Grandissimo. Wazza, va bene. Va bene, va bene, va bene. Grazie, grazie, grazie. Grazie, 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 grazie. Allora, vediamo. Gabri, domani vieni in live che gioco con Robby. Ma Ale, tu la usi il microfono? Perché appunto domani veniamo in chat di gioco. Perché ora ho preso un pompa? Ragazzi, è l'una, tra un po' devo veramente andare perché si sta facendo tardino. Poi non mi sveglio più. Liu, ma sei cinese? Sì, Robby. Ah, ok, Ale, perfetto. Non dico nulla perché se sei una persona matura e seria capiresti che quello che stai facendo è una cazzata. Sì, sono molto d'accordo, sono molto d'accordo. Sempre detto, in questa cosa ho sempre avuto ragione, Sophie. Anche perché appunto per quello che ci ha detto lei, per quello che ha passato, anche solo dirlo, anche solo nominare la cosa è veramente una mancanza di rispetto. Poi per il resto l'ho detto, ovviamente. Se Leo lascia perdere la cosa e sta in chat senza dar fastidio e commentando normalmente come fanno tutti gli altri, è un conto. Dimmi, 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 che c'è, che c'è, che c'è? Ah, anch'io ce l'ho, aspetta, aspetta. Allora, Ale, domani puoi portare le amiche? Sì, Gabri, grande, grande Ale, porta le amiche, porta le amiche, porta tutte le amiche. Così almeno mi faccio seguire anche da loro su Instagram e siamo a posto. E poi almeno appunto aumentiamo la nostra fanbase. No, te ne vai, Diamond? Perché non le. Porca miseria, mi sa che Diamond ci ha abbandonato. Vabbè, grazie per la buona partita, Diamond. Sperate che leggo i commenti. Grazie, ma dai, Gambi. Cosa Yonut, ma dai, Gambi. Ti voglio bene, Ale. Gioca ancora che io mi diverto. Buona. Ah, perché prima ho detto che dovevo andare, Yonut, intendi? Buona partita, grazie Diamond. Mi raccomando, torna a trovarci. Anche io non capisco di cosa tu stia parlando. Ci sono, ci sono. Un caso perso. Grande porto anche Auri e Teresa tutte. Vai, vai. Ma dico, buona fortuna a noi. Ah, ok. Pensavo te ne fossi andato. Scusa. Ah, no, infatti sei qua che ti muovi, sorry. Pensavo magari avessi da fare. O magari dovessi spegnere. Allora, a posto, allora a posto. E siamo in 9, ragazzi, che per l'ora che è non è niente male. Ciao a tutti quelli che stanno entrando, benvenuti nel canale. Porca miseria. No, ragazzi, no, peccato. Minchia che laserata e mi ha tirato sto qua. Ragazzi, che dite, ne faccio un'altra o spengo? Ditemi voi. GG Diamond, vabbè, non ce la siamo giocata male.
Il fatto che dovendo leggere la chat senza avere qualcuno che parli con me che mi legga la chat è difficile. Cioè mi distraggo. Dal punto di vista la prendo come complimento. Cioè, è cosa? Ragazzi, non riesco a leggervi tutti. Se voglio leggere una cosa che secondo me dà fastidio, penso che dovrebbe essere detta. Sono d'accordo, Jonas. Un'altra. Va bene, ragazzi, dai, facciamone un'altra. È andato in lobby. Davvero ti ha lasciato matti, eh? Ragazzi, mi raccomando, se siete in chat e non scrivete, mi raccomando, scrivete così almeno so chi siete. Perché vedo che siamo in 10, 8. Lunga storia Roby, ah ok Ale, vabbè se poi se ti va domani ce la racconti che parliamo, se ti va ovviamente. Metti battaglia reale così abbiamo la modalità costruzione, ma non gioco da tanto in costruzione Perry, dovrei allenarmi, fidati adesso non è il caso, non gioco da troppo in costruzione. Cioè da troppo, non gioco da un po', sarei scarsissimo in questo momento. Certo Roby, perfetto. La musica è sempre top. È fra, ma tranqui ti aiuto io, va bene. D'accordo. La vedo brutta, eh? Io mi chiamo Buga Ninja, va bene. È un misto proprio tra Buga e Ninja. La fusione. Diamond, domani se ci sei ti posso mandare l'amicizia? Ah ragazzi, adesso che ci siamo tutti, fatemi un favore. Potete andare un attimo su Instagram e mettere like a tutti i post, così almeno non ci pensiamo più. Cioè lasciate like a tutti i post. Intanto ci mettete 2 secondi e mi fa piacere, così almeno aumentiamo anche i like dei post. E l'ultimo post sta andando abbastanza bene. Quindi ragazzi, mi raccomando, andate un secondo a mettere like a tutti i post. Già l'ho fatto, grandissimo Yonut. Vado a farlo Roby, grazie Ale. Bro, scrivilo in chat. Che cosa, Gabri? Di fare questa cosa? Domani sto tutto il giorno su Fort perché sono sbatti di uscire. Non ho sbatti di uscire. Va bene, Diamond. Allora ci vediamo anche domani. E penso di fare una live bella lunga domani. Come ti fa male la mano, Leo? Ma Leo, tu mi segui su Instagram? Non mi ricordo. Ah, dici di metterlo in sovraimpressione. Zazio, sai che ti sei comportato da mezzo uomo? Hai 17 anni, cresce un pochetto che mi sa che se continui con la fidanzata non la trovi. Oh, cattiva questa Sof, però, questa è cattiva. Come fai ad avere sti colori, cioè? In che senso? Che colori ho? Vabbè, comunque ragazzi, mi raccomando, fate quello che vi ho detto. Andate a lasciare like su Instagram, mi raccomando. A tutti i post, tanto sono 8. Ci mettete 2 secondi. Su questo sono d'accordissimo, Sofì, appunto l'ho detto, Leo, non ce l'ho con te, però ti sei, secondo me, illegalmente comportato male, secondo me dovresti chiedere scusa e chiuderla qui. Tanto chiedere scusa non ti costa nulla. Vabbè, però, perché devi fare così, Leo? Ti stiamo dicendo tutti che hai torto, ammetti di avere torto e chiedi scusa. Lo facciamo, questa cosa la facciamo domani, Diamond, perché sono con un mio amico e andiamo in chat di gioco e uno per uno parliamo con voi. Grazie mille, Ale. Anche tu, Gabri, mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, vai a lasciare like a tutti i post. E magari commentate sotto che anche Gabri l'ha fatto. Lasciate un bel commento, almeno vedo che l'avete fatto e niente. E siete delle belle persone. E lo Zatti lo dico che il tuo bene rimane sulla vita che comporti così. Non mi serve. Ah, è vero, porca miseria, scusami Gabri, io mi dimentico sempre che non hai Instagram. È vero, è vero. Mi dimentico, mi dimentico.
Allora, tutti gli altri, se non l'avete ancora fatto, fatelo, mi raccomando, ragazzi. Bravissima Ale. Aia. Sta ha fatto male. Ok, questa non è stata troppo malvagia come mossa. Non ce l'ha nemmeno Ale alla fine, ma come non ce l'ha nemmeno Ale? Sì, vabbè, l'ha creato comunque. Grazie Ale. L'ha creato apposta per seguirmi, è stata brava. È stata molto gentile. Porca miseria! Ho balzato le cose, scusatemi. Arrivo, Nick. Ho visto che ti hanno fatto un bel po' di danno. Nick, vieni qua, che ho il barile. È vero che ci sono le costruzioni, non mi devo dimenticare. No, Gabri non l'ha violentata. Violentare sarebbe da denuncia penale, l'avrei sbattuto subito fuori dal canale. Quella è un'altra cosa. Lo zap dammi una motivazione. Aspetta, non riesco a leggervi, ragazzi. Vabbè, comunque discutete tra di voi intanto, poi recupero i messaggi. Guarda qui medikit. Bravissima, te la sei giocata bene. Ma è salito. Sì, direi che è salito. Ah, ok, GG, lo stavo inseguendo, ci sei arrivato prima tu. Allora, ragazzi, appunto, mi raccomando, soprattutto tu, Leo, non litigate, discutere va bene, ma litigare no, anche perché l'ho detto. Per quanto le ideologie possano essere diverse, Leo, tu hai sbagliato con quello che hai fatto con Sofia. Te lo stiamo dicendo tutti, quindi non capisco perché non dovresti scusarti. Lo già di fatti sono. Non riesco a leggervi, ragazzi. Sorry, scusate. Non faccio in tempo proprio a leggervi. Ok, sta andando dalla taglia, arrivo. Ecco, il fatto che sto cercando di leggere i commenti, ragazzi, non riesco a giocare benissimo, perché appunto non sono molto attento. È uno dietro. Ci penso io a lui. Ok. Ah, non posso neanche modificare in questo momento, eh. La mia play è in tilt, se no giocavo ira, ma vabbè, gioco domani. Va bene, tranquilla. C'è qualcun altro? Sembrerebbe di no. Però vedo che sta andando giù. Allora, c'è qualcun altro? Andiamo via, che sta arrivando la tempesta ed è molto lontana, andiamo via. Robby il supereroe, la madonna, grazie Ale. 10%, cavolo, cavolo. Vai, ci vediamo domani, Gabri.
Sophie non ha insultato la. Ma non ha insultato niente. Leo ha semplicemente dato una sua opinione su determinate cose. Ale non riesce a metterlo in carica. Ma figurati, grazie a te per essere venuto, Gabriel. Grazie a te per essere venuto a trovarci. Lo Zaz, cresci per favore, cresci. Sono abbastanza d'accordo da questo punto di vista, Sofì, perché finché non ti scusi, Leo, non, secondo me non sei nella parte del torto. Sì, tra un po' stacco, Gabri. Sì, l'ho messo Roby, che cosa Ale? Ah, in carica, dice. Ok, Ale. Se lo sai, non merita. Io sono d'accordo, purtroppo, Leo, finché non ti scusi. Non capisco perché non ti scusi. Scusati e andiamo avanti, e poi basta. Gambi, sii sincero. Su cosa, Leo? Oh, ok, infatti mi tengo una mazza, mi tengo niente. Aiuto. C'è gente brutta che mi vuole tanto male. Niente, non ho fatto in tempo a prendere il martello. Ragazzi, sto giocando malissimo. Vabbè, sono stanco. Zotto pensi che Roby stia mentendo, ma infatti ragazzi io non ho mentito su nulla, ho detto che secondo me Sofia ha ragione, per determinati motivi che abbiamo più volte spiegato, e anzi ragazzi sto cercando di essere il più neutrale possibile per evitare di non offendere nessuno, nonostante io abbia ovviamente detto che ha ragione Sofia in questo caso, ragazzi secondo me mi sto comportando benissimo in questa situazione. Certo che sta ben inviato richiesta. Su Insta, un certo Christian. Ma tu hai il profilo privato, Ale? Sono uno di quelli che cerca attenzione che i genitori hanno dato da piccolo. Non ho offeso proprio nessuno, anzi, viceversa, su cosa mi dovrei scusare esattamente aver ragione. Ma ti devi scusare del fatto che hai offeso la sensibilità di Sophie perché nonostante ti abbia detto di aver avuto determinati traumi, che non voglio dire perché ovviamente deve essere lei a dirlo se vuole. Nonostante ciò, tu sei andato avanti. Io non l'avrei mai fatto. Per me, ti devi scusare di questo. Poi, ragazzi, non so. Io scrivetemi da che parte state. Io sto, ovviamente, in questo caso, dalla parte di Sophie. Secondo me, ha assolutamente ragione. Ha ragione assolutamente. Sarà un ricordo. Sofì ha ragione assolutamente. Leo Zanzo ti ho detto miliardi di volte che per una cosa seria sono arrivato a promettere la chiesa. Parlare, continua un bifo, dimmi chi ha torto. Appunto, esattamente quello che sto dicendo. Ora so perché hanno litigato, ok, io. Guarda, Sofì assolutamente. A te non frega niente. Esatto, è proprio una questione di insensibilità, ragazzi, capite? Di questo sto parlando. Comunque siamo in 11 a quest'ora, incredibile. Siamo di più di notte che di giorno, ma tutti vampiri in questa chat, ragazzi. Ma com'è possibile? Scrivi però, fammi una motivazione. L'altro bravo Nick che sta andando a rissarmi, bravissimo. Ma non l'ha derisa nessuno, Leo, nessuno ha detto che tu hai sbagliato. Semplicemente Sofia ha dato un suo parere su determinate cose.
Io, per esempio, io non ho mica detto che tu sbagli ad avere fede, sto dicendo che hai sbagliato esponendo determinate ideologie che hanno offeso una persona, tutto qui. Cioè, tutto qui non è una, proprio una cosa, cioè, è una cosa un po' grave. Ho detto che non credevo nella chiesa, non è, ok, ma no, scusa, la bocca della gente. Ciao Gogi Shiva, scusami se ho letto male il nome, certo che puoi giocare. Potete giocare tutti, ragazzi. Sei nuovo, ragazzo, ti invito ad iscriverti al canale, attivare la campanellina delle notifiche per non perderti le future live o video. E lasciare un bel mi piace alla live, ragazzi, fatelo tutti se non l'avete ancora fatto per supportare il canale. Ciao bro. Una volta che hai fatto tutte queste cose, dimmelo, Gogi, eh. Lo so, ragazzi, però mi dispiace abbandonarvi. Già è scritto, bravissimo. Mi raccomando, appunto, attiva la campanellina così ti arriveranno le notifiche. E metti un bel mi piace alla live. Allora, ragazzi, per giocare dovete anche seguirmi su Instagram. L'ID dell'Instagram lo trovate lì sopra in alto, in blu. Una volta che l'hai fatto, ti faccio giocare. Sì, vai tranquillo, Gabri. Ragazzi, scusatemi, ma non riesco a starvi dietro con i commenti. Ecco, quando servono gli altri due non ci sono mai. Cledi e Tia. Allora. Fra, stacca, stacca. Sofia non è quello che hai detto la scorsa volta, ma non ne voglio sentire parlare con quello che diceva piccolo. Sono rimasto traumatizzato. Esatto. Voglio vedere come va a finire. Sto scherzando? Ma io devo staccare. Chi ne ha mai parlato? Niente, continuare a scrivere queste robe sulla cioè, ma se è discorso. Dagli time out. Glielo aveva già dato Yonut, mi sembra. Ti mando una richiesta. Vai, vai, mandamela, mandamela. Però appunto, bro, te l'ho detto, per giocare devi anche seguirmi su Instagram, eh. Dai, su, ragazzi, non litigate. Io l'ho detto, sono assolutamente dalla parte di Sofì. Esci dalla partita, non si starta subito. Ma dov'è che abitate voi? Bergamo? Io Bergamo. Basta, smette di fare coma, dov'è che abiti voi? Appunto Bergamo, di scrivere queste robe, è mancato tutto. Gabri, lo so che... Allora, su Epic mi chiamo Gambi tutto minuscolo con una I sola. È impossibile che non mi trovi. E poi però appunto te l'ho detto Gogi, per giocare devi seguirmi su Instagram, per forza. Cioè è una cosa che fanno tutti prima di giocare. Ti metto una mappa in cui siamo solo noi due così moriamo dagli altri. No, ma non mi piacciono le creative. Appunto, magari le facciamo domani con calma. Io tornerei in zero costruzioni, che sono più tranquille. E di questo mi dispiace un sacco, Sofì, per questo appunto dico che Leo, nonostante la pensi in maniera diversa, proprio per rispetto verso una ragazza dovrebbe chiedere scusa. Dio, lei in questo momento è all'angolino, non è una cosa bella far piacere a una ragazza, lo sai? Esatto. Ma voi, ma perché non vi parlate in chat? Potreste confondere, cioè, no, in che senso...
Ah, perché non hanno la chat, no, non ti preoccupare, Diamond, a me va benissimo. La chat è libera, potete scrivere quello che volete. Va bene, grazie mille Gabri, fai venire più persone possibile, mi raccomando. Chiedi scusa, SCUSA. Sì, secondo me dovrebbe assolutamente chiedere scusa, assolutamente. Grazie Gabri. Forse lo imparerai quando crescerai, quando comincerai a pensare che forse continui così rimarrai da solo a vita. Ma più che altro Leo, se in tutta la chat ti stiamo tutti dicendo che è sbagliato con questo atteggiamento, due domande me le farei. Se tante persone mi dicono che sto sbagliando, io ammetto l'errore. Poi io te l'ho detto, non è che pretendo di cambiare la tua ideologia, però se io faccio piangere una persona, mi scuso subito. Scusate Massimo, mi intrometto, ma secondo me se continua il tipo a dire di chiedere scusa alla ragazza, sta più male perché non ha fatto nulla. Vabbè, sì, vai tranquillo, ti puoi intromettere tranquillamente, puoi parlare anche tu. Però no, non ho ben capito, nel senso che secondo te ha ragione Leo? Alla fine anch'io sono maggiorenne, sono da parte di Sophie. Ma come sei maggiorenne, Gabriele? Non sei maggiorenne. Perché Hank sono stato nei panni di Leo, qui quanta gente ti grida quanto è veramente 60, ti viene quel. Secondo te ha ragione la ragazza. Ok. Non sei maggiorenne, Gabriele. Tra qualche anno, forse. Chiama me mezz'uomo, ma poi piange come una bimba quando rispondo alle frecciatine. Ma non sono per niente d'accordo, Leo. Per qua non sono frecciatine. Qua, sì, se io ho un trauma infantile e tu me lo tieni in ballo e piango, io, cioè, mi aspetto che tu mi chieda scusa. Poi che la tua ideologia non cambi, un conto, però mi aspetto che tu chieda scusa. Cioè, se te lo stiamo dicendo tutti. Ok, capito, non è che una persona te lo sta dicendo, te lo stiamo dicendo tutti, io non capisco cosa ti costi chiedere scusa. Aia, aia, ragazzi, aia, che male, che male, che male, che male, porca boia. Vabbè. Così poi un'altra cosa, Leo Zazz, ragazzi, non si fa la guerra ma l'amore. Su questo posso anche essere d'accordo. E prima lo stavo praticamente dicendo a Robby, prima. Ragione Baby, minchia se Gabri è maggiorenne io dovrei avere 21 anni. Eh sì. Sì, tecnicamente sì. Grande Nick, scusami Diamond se sto giocando male, però purtroppo. Aspetta, no, un secondo, è Diamond che sta giocando in questo momento, ragazzi, sono confuso. Non mi ricordo più. No, stanno restando, andiamo. Ma ragazzi, in questo momento sta giocando Diamond, sapete che non mi ricordo? Ho un dubbio. Vabbè, comunque, appunto, a te che stai giocando, scusa anche se sta giocando male, però sono stanco. Non connette in questo momento. Diamond, mi confermi che sei tu che stai giocando in questo momento?
Allora, vediamo. Mica, beh, io non ho capito se è maschio o femmina. Anni fa, effettivamente, anni fa io soffrivo di depressione. Sai che mi lo sai, non mi fa, se non mi ricordo, sai. E questo, di questo mi dispiace tantissimo, Sofì. Tesoro, non ho dubbi al riguardo. Se la metti su una raga, lo disastro che la sono gentile, Leo, questa fa male, non dovresti dirlo, cavacca, ho il cell al 4, ok. Ma io con chi sto giocando, ragazzi, in questo momento? Con Diamond? Qualcuno me lo può confermare in chat, per favore, ragazzi? Sto giocando con Diamond. Si sta giocando con me, oh, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, appunto, scusami, Diamond, se sto giocando male, perché sto giocando veramente male. Di solito non gioco così, possono confermare in chat. Oggi sta andando un po' così. Perché, appunto, se ho i miei mod che mi leggono la chat, mi posso concentrare sulla partita non dovendo leggere. Speriamo domani. Stanno spendo il telefono che chiamami Nick. Va bene, Nick. Questi quanti sono? Facciamo così. Cavolo, Nick, a saperlo, mi buttavo questo e almeno non buttavi lo scudo. Io non sono pulito, cioè? Ma ora come faccio a parlare? Come facciamo a parlare? Questa è una bellissima domanda. Non riesci a mettere il telefono in carica. Domani a che ora, bro? Non so dire, ragazzi. Io se riesco la faccio di pomeriggio come avete chiesto, verso le 5-6. Però appunto, cioè, confermatemi che ci siete, perché altrimenti la faccio per niente. E poi sicuramente anche di sera. Ah, chi c'è domani per le 5? Beh, domani pomeriggio per le 5 in live. Va bene, 5, vediamo come sono messo. La conosci? Io Robby, va bene, grazie Sofì. Io ci sono, perfetto, dai, allora va bene. Partiamo alle 5, vediamo quanti siamo e poi al massimo la facciamo anche di sera. O magari la facciamo addirittura tirata, se siamo in tanti la facciamo, cioè nel senso che la tiriamo fino a sera. Una live sola, bella, grande. Comunque ragazzi, non con i video, però a livello di live non sono mai stato così co costante, le sto facendo praticamente sempre adesso. Spero vi faccia piacere di questa cosa. Cioè dico, spero vi faccia piacere che adesso sono costante, non con gli orari, ma comunque le faccio tutti i giorni le live. La tristezza deve essere un trampolino, ho capito però, in che senso? Non è che se la tristezza deve essere un trampolino, allora devo far piangere le persone. O almeno io la penso così, cioè mi sembra il pensiero più logico. Ma Alessia è andata? Sai che non lo so. Porco Giuda. Minchia. Peccato ragazzi, perché mi sa che era poco. Robby, sono tornata. Ah, ok, ciao Ale. Ma eri uscita o semplicemente non stavi parlando? Madonna, appena l'ha detto Gabri. Eri uscita o non stavi semplicemente scrivendo? Sì, adesso ragazzi mi faccio una in singolo per chiudere, perché per chiudere mi faccio sempre la singola e poi spengo perché domani poi non mi sveglio e vado nei casini. E vado nei casini.
Passò a venire a rispondere Gambi, mettimi giusto 10 secondi mod. E tu lo vuoi bannare, giusto, Yonut? Questo perché mi stavo scrivendo su Insta. Ah, va bene, tranquillo. Sto per addormentarmi, le ho usate, sono stato in depressione. Ah, ok, siamo morti. Non avevo visto, sorry, scusate. Gabri, vai a letto, mi hai fatto stare così svegli. Perché sono i miei orari classici questi. Questo mi fa piacere, Gabri, solo 10 secondi. No, io ho paura di quello che potresti fare. Grazie Nick, ci vediamo domani. Adesso ragazzi, ci facciamo l'ultima singolo e poi chiudiamo. Ma no cosa, sorpreso? Sorpreso che sono i miei orari classici. E niente mi è scoperto, hai visto, Yonut, troppo intelligente. Stacca, 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 l'ho detto, dopo questo stacco, giuro. Sì, io sto benissimo, sono felice ogni giorno e sto sempre col Non sarai sorriso, mai sono che è guarigione, molto sarai importante. Una eccezionale. famiglia che mi ama e un fidanzato che mi ama tantissimo, anche questo è molto importante. Mi vado a dormire, a domani Ale. Dai, facciamoci questa qui che è l'ultima e poi chiudiamo che vado a dormire. L'importante nella vita, ragazzi, è essere felici. Ed essere circondati da persone che vi vogliono bene. Ciao Yonut, ciao Sofi, ciao Gabri, ciao Roby, ciao Ale. So che è interessante, è molto bello, spero che. Ciao, a domani. Ciao belli, ciao ciao. Perché lì è fidanzato. Ma com'è fidanzato di Sofia Tia? Ma plot twist! Le piacerebbe a Tia. Comunque se domani non c'era hai detto Sofia, poi non si torna più indietro, eh. Spero per lui che ci sia. Spero veramente per lui che ci sia. Ok, questo martello qua mi fa molto piacere averlo trovato. Ma due casse qua addirittura? Ah no, sono io che vedo le cose. Cosa ho visto, ragazzi? Ma sono mica, sono veramente stanco. Sì, mi ricordo, mi ricordo. Ho fatto danni. Vabbè, non è mica un crimine non avere la stessa visione, Leo. Ho detto, l'importante è non offendere nessuno. Dov'è finito il tipo con la skin dell'astronauta bellissima? Che a Ciccio non piace però, se non sbaglio. Aveva detto che faceva cagare, ho detto, ma come Ciccio? Bellissima quella. Ma che dici? Matto. È lui? No, non credo fosse lui.
finalmente. Cosa? Hanno fatto pace? Perché non ho letto l'ultimo. Ha chiesto scusa, Leo? Leo, se hai chiesto scusa, hai fatto bene. Cioè, non so se hai chiesto scusa. Oh, ok, mi aveva rotto un po' le scatole, sto qua. Ha chiesto scusa? Non lo so, non ho letto, però ho visto Yonot dire oh, finalmente, non so cosa è successo. E più o meno è il mio prof di religione. Ragazzi, voi non avete visto niente. Non sono assolutamente morto in questo modo, sono morto perché mi hanno assaltato in 17 persone, scontro incredibile. Non sono assolutamente morto in questo modo perché non ho fatto in tempo a switchare il martello. Assolutamente, assolutamente no. Ragazzi, ho fatto un salto e sono esploso. No, dai, come devo rifarla? Non prendere esempio da me, ma non ho capito. E poi se dobbiamo dirla tutta... la scuola è il termito. Ma a me è sì, questo è vero, Sofia, effettivamente sì. Ma poi penso dipende dal prof. Abile, consiglio di dormire. Ma non ho capito, ha chiesto scusa o no? Se non assaggia il mio panettone, beh, giustamente. Ma giusto così, ognuno ha la sua opinione. Non credo che abbiamo la stessa. Ragazzi, che dite? Posso chiudere? Siamo tutti d'accordo se chiudo, ragazzi, adesso? Dai, sono quasi le due. La voce che va rallentatore. Dai, sono ragazzi che ho il telefono al 2% e se non chiudo poi non riesco neanche a salutarlo. Dai, la chiudiamo con questa morte incredibile. Domani alle 7 mi devo svegliare. Appunto, mi devo svegliare anch'io presto. Preferisco insieme a quella. Quindi sì, dai, a posto. Easy, intanto questo qua con la mia stessa schiena. Vai, torniamo in lobby che vi saluto. Ragazzi, io vi ringrazio per la partecipazione anche a quest'ora. Sono contento che in chat, da quello che ho capito, abbiate fatto pace. E siamo tutti felici e contenti. Ci vediamo domani. Notte belli. Buonanotte.